Benvenuti a tutti e a tutte. Questo video è stato realizzato dal gruppo Collaborazione Scuola Famiglia di Bergamo per richiamare l'importanza del tema dell'accoglienza nel mondo della scuola. Lo scopo è quello di offrirvi alcuni spunti interessanti per affrontare questo argomento e riuscire a realizzare qualcosa di concreto nelle vostre classi e scuole. Per molti di voi si tratta di dare continuità o ulteriore sviluppo ad un percorso già intrapreso, per altri di promuovere nuove attenzioni, piccole iniziative che segnino un inizio per lavorare insieme, che è anche l'inizio di un nuovo anno scolastico. I nostri interlocutori sono principalmente i genitori, come noi, ma sappiamo che l'idea dell'accoglienza sta facendosi strada nella cultura della partecipazione a scuola. Benvenuto quindi anche a chiunque altro abbia aperto questo video attratto dal tema. Ma che cos'è l'accoglienza e perché parlare di accoglienza nella scuola? Innanzitutto perché una scuola accogliente facilita la partecipazione e la collaborazione tra le componenti della comunità scolastica. Poi una scuola accogliente riconosce i genitori come co-protagonisti del successo formativo dei figli. Infine, una scuola accogliente favorisce la conoscenza reciproca, costruisce fiducia, realizza la corresponsabilità educativa. Per noi l'accoglienza è innanzitutto uno stile, un modo di porsi in tutti i rapporti che riguardano la scuola. Uno stile che coinvolge tutti, i ragazzi naturalmente, ma anche i genitori, i docenti, il dirigente, il personale ATA, per creare quelle situazioni che favoriscono l'essere e il sentirsi accolti. E allora è importante domandarsi quali sono queste situazioni, cosa possiamo fare noi per crearle o almeno per agevolarle. Chiunque si senta accolto, genitore, dirigente, insegnante o studente, potrà riuscire a sentire la scuola come la sua scuola e sarà invogliato ad impegnarsi, ad investire tempo e risorse in essa. Ed è proprio questo impegno, questo investimento, che favorisce il senso dell'appartenenza e ci consente di affrontare ansie e dubbi, stimola il nostro bisogno di sapere, ci fa esprimere aspettative, ci spinge a raccogliere testimonianze su ciò che si può fare insieme, a fare crescere la rete e le relazioni, favorendo i legami tra le persone e soprattutto valorizzando le risorse, anche quelle emotive, che sono di importanza fondamentale. Dunque, da che parte cominciamo? Abbiamo a disposizione più canali per diffondere l'idea dell'accoglienza. Un canale è quello istituzionale, rappresentato dall'Ufficio Scolastico Territoriale, che ogni anno, alla ripresa della scuola, invia una circolare che invita a lavorare sul tema dell'accoglienza in tutte le scuole, valorizzandolo. Abbiamo a disposizione anche altri strumenti meno ufficiali, ad esempio il sito del nostro gruppo. Non vogliamo raccontarvelo, vi invitiamo invece a scoprirlo da soli, navigando tra le sue provocazioni che iniziano già dal nome. CAOS. È un acronimo naturalmente che sta per costruire alleanze e opportunità nella scuola. Ma è anche una parola che evidenzia bene lo stile di condivisione che vogliamo proporre ai genitori, perché lo facciano proprio nella relazione tra genitori e con la scuola. Tra l'altro, il sito propone materiale interessante elaborato dalle scuole della nostra provincia proprio sul tema dell'accoglienza. Grazie al prezioso lavoro di raccolta realizzato negli anni passati, il materiale è a disposizione di tutti ed è ottimo spunto per cominciare a pensare e ad elaborare proposte che realizzino l'accoglienza nel proprio contesto scolastico. Per progettare e realizzare, infatti, abbiamo soprattutto bisogno di idee e della rassicurazione che siano buone idee, che funzionino. Il sito CAOS offre, oltre al resoconto di esperienze, buone prassi già sperimentate, anche un ricco assortimento di documenti pensati per aiutarvi a condividere con altri genitori i valori e i contenuti operativi legati sia all'accoglienza sia agli altri temi fondamentali della scuola, quali l'orientamento, il POF, gli organi collegiali e via dicendo.
L'obiettivo più ambizioso è riuscire a preparare un progetto che possa essere sottoposto agli organi collegiali. Questo vale non solo per l'accoglienza, ma più in generale per i progetti che vogliamo vedere sviluppati a scuola. Nel sito è pubblicato un vademecum realizzato con i genitori che offre spunti su iniziative già realizzate con questo obiettivo. Nel mese di ottobre ci saranno le elezioni dei nuovi rappresentanti di classe. Per i nuovi eletti, il nostro gruppo sta organizzando una serie di incontri formativi che aiutino a sostenere la motivazione per affrontare al meglio questo ruolo così importante e forniscano mezzi e strumenti per operare efficacemente all'interno della scuola. Gli incontri sono previsti nel mese di novembre. Il calendario dettagliato verrà pubblicato sul sito e diffuso via email agli iscritti alle nostre mailing list. Dunque, resta in contatto con noi. Iscriviti alla mailing list attraverso il sito e vieni a trovarci allo sportello per un confronto, un consiglio oppure per raccontarci la tua esperienza nella scuola.